che ci sono state delle due elezioni ultimamente. Sono stati eletti, belli, insomma dicono bene, no? Due uomini che hanno vinto due titoli importanti. Uno è Mister Italia, l'altro è addirittura Mister Universo. Sono due titoli importanti che premiano uno la bellezza e l'altro, l'altro premio il fisico, per il fisico più muscoloso. Allora, ve li faccio vedere, poi giudicate voi. Il primo ad entrare è Mister Universo 2012, Marco Addis. Dov'è? Eccolo qua, vieni là. Lo segue a ruota Mister Italia 2012 Gianluca Tamberi. Ecco Gianluca con fascia. Come va? Il posto del più bello d'Italia è quello, questo è il posto del più bello del mondo. Lo lasciavo lei. Del mondo. No, mi volevo anche tenere vicini perché, perché voi siete poi molto diversi, avete vinto due titoli diversi, giustamente siete anche diversi come tipo, nel senso che, come dicevo, uno dei vostri titoli premia la complessione muscolare, il fisico, e l'altro premia un po' il fascino in generale. Allora, Mister Universo Marco. Presente. Che ha sbaragliato dei muscolosi mondiali, insomma, è arrivato primo. Sì. Lei è proprio titolo mondiale il suo, che titolo è? Sì, è il Mister Universo Natural. Quindi Natural significa che non è ossigenato, che vuol dire? No, che si fanno i controlli, i test antidoping, e non è poco. Ah, quindi è un campione bio, diciamo, insomma. Sì. No. Non ha OGM. No, si fanno i test antidoping, quindi anche viene curato maggiormente le proporzioni, quelle che sono la simmetria non del corpo. Non tanto il volume. Esatto. Hanno quelli. Esatto. Questo è lei, però? Questo sono io. Bel bisteccone, però, insomma, dico, che scherzo. Come bisteccone? No, perché sembrava che ce l'aveva i muscoli. Guarda là. Sono tutti muscoli naturali. Esatto. Ecco, diciamolo, quindi niente estrogeni, no? Queste cose. No, niente steroidi. Niente steroidi, esatto. Io non ne capisco niente, io soffermo. Meglio, allo yogurt magro. Meno se ne capisce, meglio è. Ecco, però non ci sono additivi, diciamo. No. Il pollo ruspante, sì, lei è normale. Sì, sì, sono naturale. Però quanto allenamento fa per curare? Beh, l'allenamento in realtà non è moltissimo in termini di frequenza o durata. Ah. È molto intenso, perché io poi, essendo un atleta natural, ho bisogno di, non avendo l'aiuto dei farmaci, ho bisogno di più recupero. Però non va tutti i giorni 20 ore in palestra? Quindi io mi alleno 4 volte a settimana, un'oretta. Ah, questo si può fare? Si può fare. Va in palestra? Sì, però c'è tutto il resto. Molti quindi vanno in palestra qua, senza ottenere nessun risultato. Perché bisogna fare... All'altro. Lo sapete che la medicina ha certificato questa cosa che è importante, che iscriversi in palestra non fa dimagrire, bisogna andarci anche, insomma, non basta iscriversi. Invece Marco ci va e fa ginnastica intensamente per mantenere questo. Lei ha vinto, dov'era? A Chicago, mi pare. Ho vinto a Chicago. So che l'hanno trattata come un dio, addirittura. Sì, lì diciamo che l'America un po' mi ha adottato. Lei l'avrà notato anche da... Ma questa è lei? Sì, questo sono io. Ma girava nudo per la strada? Era un servizio fotografico, quasi nudo. Ma il servizio là, insomma, sta attenti. No, però ecco, la gente capiva che si trattava. Sì, dicevo, mi hanno adottato un po' gli statunitensi, lei l'avrà notato dalla mia cadenza tipicamente anglosassone. Sì, lei è proprio tipicamente anglosassone. Di Port of the Fogo, esatto, cittadina americana. Sì, sì. California del Sud. Molte ammiratrici venivano a complimentarsi con lei, a toccare un po' anche. Sì, sì, sì. No, poi avendo un fisico così, non estremo, tra virgolette, sì, quindi magari si riusciva anche ad attirare un pubblico più variegato, cioè non ero classico... Gli americani hanno molto il culto del fisico, diverso, diverso. E quindi avranno apprezzato sicuramente il risultato. Lo spero, lo spero.
Marco, che là in America conoscono con il nome di Mr. Pick. Questo nomignolo mi hanno dato. Che vuol dire? Diminutivo di piccolo, che vuol dire piccolo? No, no. Per fortuna no. Per fortuna no. No, per doti genetiche, per un tipo di allenamento mio, sono riuscito a separare i due capi del bicipite. Quindi questo crea, quando contraggo, un'enfasi particolare nel bicipite e fa un picchetto. Un picco. Un picchetto. Ecco. Oh, no, cosa. Guarda che impressione. Ma lo rifaccia che a casa alcune giravano il sugo. Guardate che roba. No, ma è incredibile. Io non glielo faccio perché è meglio così, eh.